Ed eccoci ritornati in studio, continuiamo questa serata dell'Epifania insieme, soprattutto con le grandi protagoniste dello Zecchino d'Oro. Come avete sentito, queste cantanti, questi giovani talenti hanno avuto già un grandissimo successo nelle edizioni precedenti, entrambe hanno partecipato a un progetto di solidarietà, anche i prossimi ospiti si trovano praticamente nella stessa situazione, con lo stesso entusiasmo. E allora io saluto e ringrazio Martina Galasso e il suo papà Cristiano Galasso. Ciao ragazzi e grazie per essere con noi. Ciao carissimi, buongiorno, buona Befana a tutti, buona Befana. E c'è invece in collegamento telefonico con noi Mario Gardini, che è autore del brano che tra poco sentiremo. Ciao Mario. Ciao e buona Befana. Grazie e benvenuto telefonicamente, purtroppo, ma la prossima volta vedrai, saremo tutti insieme in studio. Bene, abbiamo tante cose da dire e poco tempo per farlo, quindi io torno immediatamente da Martina. Martina, come ho detto inizialmente, tu insieme a Rita Longordo e a Sofia Pighi, che poco fa erano qui con noi, sei una delle grandi protagoniste delle ultime edizioni dello Zecchino, perché anche tu hai presentato un brano di grande successo e l'hai anche vinto. Che cosa ti ricordi di questa emozione? È stata una fortissima emozione, anche perché durante quel mese che siamo stati tutti insieme noi bambini c'è stata un'amicizia fortissima, anche da parte dei genitori, perché i genitori si sentono tuttora, e anche noi bambini, quindi noi famiglie ragazzi molto unite, ancora adesso. Ancora adesso, e manca un po' questa edizione che è stata sospesa, ma arriverà a maggio, come ho detto anche poco fa. Io sono sempre in contatto con l'ufficio stampa, con gli autori, e quindi avremo modo di rivederci anche sotto Zecchino. Ma torno invece da Cristiano, dal papà appunto di Martina, perché anche nel vostro caso la musica fa solidarietà e lo fa con un progetto che è legato a un brano che si intitola Da Lontano. Qual è il progetto? Il progetto si chiama Un Disco per Gioco. Insieme a Mario Gardini e a Giuseppe De Rosa abbiamo realizzato un 45 giri in vinile di colore rosa, facciamolo vedere, eccolo qui. Da un lato abbiamo la versione 2020 della Rosa e il Bambino, mentre dall'altro lato abbiamo il primo inedito di Martina, Da Lontano. Praticamente con l'acquisto di questo disco si contribuisce proprio alla realizzazione di questo parco giochi di inclusione sociale che sta nascendo nel nostro comune, qui a Esine, in provincia di Brescia, in Val Camonica, dove ci saranno questi giochi che saranno a disposizione di tutti i bambini della zona. Potranno praticamente giocare tutti i bambini, quelli con disabilità di ogni tipo, insieme a bambini normodotati, alla pari, senza alcuna distinzione. È un bellissimo progetto. Voglio sentire però anche Mario Gardini, che intanto continua ad essere telefonicamente collegato con noi, almeno spero. Mario, tu sei un grandissimo autore di brani di successo appunto dello Zecchino. Come si interagisce con bambini, bambine così insomma grintosi, come per esempio Martina? Si interagisce molto bene, perché sono personaggi estremamente stimolanti e che mi spingono come autore a creare sempre cose un po' particolari e nuove. Certo, allora io direi ascoltiamo il brano e poi chiacchieriamo di nuovo per il tempo che ci resta. Vai regia! Se tu vuoi volare con me, ti basta solo prendermi la mano. Andiamo a scoprire com'è la terra se la guardi da lontano. E chissà come fa a stare lì sospesa in me. Sarà un cappellino bianco per montagne.
Ed era da lontano questo brano che mette insieme la musica, l'entusiasmo e la solidarietà. La voce meravigliosa era quella di Martina e il grande orgoglio era quello di papà Cristiano, immagino, perché penso che tu ti emozioni ogni volta che senti lei cantare, i bambini in generale, ma questa è una bella cosa, che dici? Sì, tantissime emozioni prima e dopo lo zecchino. Certo, e poi pensa, continuerà Martina a cantare e ti devi rassegnare a questa emozione. Ma io torno anche da Mario. Mario, scrivere un brano di questo genere, insomma, è impegnativo sotto il punto di vista della collaborazione con Martina in questo caso? È bello, è facile collaborare con i più piccoli o bisogna comunque seguirli, assecondarli, adattarsi? Che cosa succede? Beh, devi fare una cosa che senti tu e che nello stesso tempo la sentano anche loro, per cui c'è un discorso di dialogo, di interfacciarsi e mettere d'accordo le idee di uno con quelle dell'altro. E poi solo così può venire fuori un buon lavoro. E per il resto no, scrivere per bambini sicuramente è più difficile che per adulti perché devi stare attenti al linguaggio e ai contenuti. Io cerco sempre di dare dei contenuti, qualcosa che rimanga attaccata anche una volta che la canzone è finita. Naturalmente stai lavorando anche per, sicuramente la risposta è sì, per questo prossimo zecchino che ha avuto un momento di stop, ma sappiamo tutti che a maggio tornerà insomma ad entusiasmare tutti quanti. Anche lì ci sarai, credo, vero? Ho due canzoni, Un minuto, che peraltro mi fece il provino da mandare allo zecchino proprio Martina, e un'altra che si chiama Mille scarpe. Bene, allora avremo sicuramente modo di risentirci e di riparlarne. Un'ultima battuta per Cristiano per capire come interagire con questo progetto per potervi sostenere, davvero in 30 secondi prima dei saluti. Molto semplice, allora dovete andare sulla pagina Facebook di Un Disco per Gioco, ricordatevi questa frase, Un Disco per Gioco, se non avete Facebook andate su Google Un Disco per Gioco, oppure mandate una mail a undiscopergioco@gmail.com, vi risponderò io, vi darò tutte le informazioni che servono. Non farete altro che darci questo contributo di 15 euro che serviranno proprio per contribuire alla realizzazione del parco giochi inclusivo, cosa importantissima. Vi rilasceremo anche una ricevuta di donazione che potrà essere usata ai fini della dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Quindi tutto regolarissimo, tutto molto trasparente, questo ci piace ancora di più, è stata una grande Befana, soprattutto grazie a voi che avete accettato il mio invito, naturalmente risaluto anche gli ospiti che erano con me nella prima parte, Alessandro Wiesentainer, Rita Longordo, Sofia Pighi, naturalmente un bacione a Martina Galasso e al suo papà Cristiano, un saluto grandissimo a Mario Gardini, a presto al prossimo zecchino, grazie. Ciao! Ciao ragazzi, ciao, grazie! Ciao. Grazie a voi per essere stati con me.